categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di CEO dell'anno Digital Transformation Pharma. La motivazione la leggiamo subito insieme. Per la capacità di guidare una realtà storica nel suo percorso di innovazione ed evoluzione digitale. Per le vincenti strategie sviluppate che hanno portato la società a diventare tra le più competitive del settore, grazie alla profonda competenza del CEO e alla sua determinazione nell'affrontare nuove sfide digitali. Il premio va a Andrea Bracci, Polifarma. Parole decisamente belle, insomma, come dico in altre occasioni, magari fossero rivolte a tutti noi, no? In questo caso sono rivolte a lui, Andrea Bracci, che è in collegamento con me, amministratore delegato di Polifarma. Benvenuto. Grazie, grazie infinite per questo riconoscimento e questo premio che la redazione delle fonti e il comitato scientifico hanno voluto regalare per il secondo anno alla nostra realtà. Personalmente sono estremamente onorato di questo riconoscimento, ma non posso che condividere lo stesso con tutte le donne e gli uomini che insieme a me hanno portato avanti questo tipo di progetto e questo tipo di evoluzione della nostra organizzazione. In più, chiaramente, assegnare un premio in un momento del genere a un'azienda farma e quindi che si occupa di salute mi rende ancora più orgoglioso proprio per il momento che stiamo vivendo e proprio per il fatto che questo è un percorso estremamente, estremamente difficile, estremamente lungo, che noi abbiamo fatto con grande tenacia, con grande determinazione. Certo, lei ha toccato già molti punti principali e fondamentali del periodo, ora le vado a chiedere io insomma un paio di approfondimenti, definiamo così, che abbiamo peraltro letto nella motivazione. Naturalmente si parla di competenza del CEO, quindi la sua competenza, ma accanto alla determinazione nell'affrontare quelle che sono state considerate le sfide digitali, in questo caso accelerate, no? Dalla situazione che stiamo vivendo, cioè sfide che sarebbero comunque arrivate all'orizzonte ma che sono state in qualche modo tutte rimescolate. Ecco, questa secondo me è la cosa più importante, cioè aver saputo affrontare l'emergenza nel giusto modo. Sì, devo dire che noi siamo stati un pochino agevolati da un aspetto fondamentale. Noi abbiamo creduto molti anni fa la digital transformation, abbiamo costruito da 5 anni un percorso che si è basato, ha avuto 2 capisaldi importanti. Il primo gli investimenti chiaramente in tecnologia, ma l'altro che non meno importante, anzi ritengo ancora più importante, è stato proprio il processo di change management e di cultura aziendale della digitalizzazione che abbiamo portato all'interno della nostra organizzazione. Questo ha fatto sì che tutta la nostra azienda si è mossa in quella direzione, abbiamo costruito un ecosistema digitale aziendale, abbiamo ingaggiato medici, con loro abbiamo comunque avuto interazioni, abbiamo convinto e formato i nostri informatori medico-scientifici proprio in un modo diverso di lavorare, in un'interazione, in un modo diverso di comunicare con la classe medica. Questo ci ha portato un grande vantaggio, come diceva lei, proprio in questo periodo, perché proprio mentre tutti, perché operando poi nell'ambito della salute, è chiaro che quando c'è stato il periodo del lockdown tutto si è fermato, specialmente gli informatori medico-scientifici avevano gli ospedali chiusi, avevano gli ambulatori con i medici con tutta una serie di altre problematiche, quindi chiaramente non avevano un po' negati gli accessi, per cui molte aziende non hanno saputo reagire o comunque hanno reagito con lentezza rispetto a questo tipo di situazione, mentre noi abbiamo rilanciato con un progetto che abbiamo chiamato Digital Revolution, proprio perché abbiamo trasformato la comunicazione face to face che fino a qualche giorno prima i nostri informatori avevano svolto con la classe medica, con un'informazione medico-scientifica fatta in modalità digitale e quindi anche in modalità remota. Con un'ulteriore appendice, che è stata quella di non parlare in quel momento alla classe medica
diciamo, di prodotti o di listino della nostra azienda, ma di dare loro sostanzialmente sostegno e formazione in tutto quello che era il problema del Covid in quel momento. Quindi abbiamo reperito tutta una serie di informazioni a livello mondiale, abbiamo fatto oltre 200.000 interazioni con i nostri medici parlando di problema del virus e di approccio terapeutico che loro potevano avere con i propri pazienti. Quindi questo è stato effettivamente un grandissimo, grandissimo risultato perché non ha fatto mancare l'effort promozionale dei nostri informatori presso la classe medica e quindi ha contraddistinto l'azienda proprio in un momento molto, molto difficile anche per il nostro mercato. Insomma, e quindi da queste basi, che poi insomma è un termine abbastanza riduttivo visto quello che è successo, continuare così per il futuro, insomma, se proprio per andare a chiusura, se dovessimo dire come guardare al futuro, cosa mi risponderebbe? Sì, sicuramente abbracciando sempre l'innovazione, pensando sempre che le aziende sono fatte di persone, che quindi va sempre più diciamo, costruita e implementata la cultura delle persone in questa direzione. Quando noi siamo partiti, il comparto farmaceutico era uno degli ultimi in termini industriali, in termini di digitalizzazione. Oggi la situazione è diversa, quindi noi dobbiamo andare oltre. Stiamo pensando a progetti di intelligenza artificiale, stiamo pensando alle digital therapeutics. Insomma, abbiamo tanto, tanto ancora da fare perché il futuro è appena iniziato. Oh, che bello, dire il futuro appena iniziato mi piace, quindi grazie a Andrea Braccio, amministratore delegato Polifarma, a parte grazie, complimenti, anzi soprattutto complimenti e al prossimo premio sicuramente. Grazie.